A Vienna per le celebrazioni hoferiane Durwalder spiega niente autodeterminazione, senza l'autonomia si tornerebbe alla situazione del 1945. Vediamo servizio. Tappe di un cammino è il titolo scelto dal Parlamento austriaco per la manifestazione con cui a Vienna è stato celebrato il bicentenario hoferiano. La Presidente dell'Assemblea, Barbara Prammer, e il Ministro degli Esteri d'Oltrebrenner, Michael Spindelegger, nei loro interventi hanno ricordato come l'autonomia altoatesina rappresenti una storia di successo e un vero e proprio marchio per quanto riguarda i diritti delle popolazioni. Il presidente della giunta provinciale, Luis Durwalder, ha tracciato un bilancio degli oltre 60 anni di autonomia altoatesina con lo sguardo rivolto al futuro. Il cammino non è sempre stato facile e lineare, ha detto, ma siamo riusciti a raggiungere dei grandi risultati. Abbiamo un'autonomia non ancora perfetta che garantisce comunque il benessere e le condizioni di pacifica convivenza per tutti i gruppi linguistici. Le richieste di autodeterminazione sono fuori luogo, anche perché metterebbero in discussione l'accordo di Parigi, ovvero lo strumento che ci ha permesso di sviluppare la nostra autonomia. Rinunciandovi faremmo un salto indietro nel passato fino al 1945. Ora le tre regioni del Tirolo storico, ovvero Alto Adige, Trentino e Tirolo del Nord, hanno un obiettivo importante che si inquadra in un'ottica europea, ovvero rafforzare il ponte che si è costruito fra due stati e fra due culture, ha concluso Durwalder. Con l'appoggio dell'Austria, con l'appoggio dei partiti democratici italiani, abbiamo trovato una soluzione per i problemi di questa minoranza austriaca che vive in Italia. E credo che tutti possiamo esprimere la nostra gioia, anche se sappiamo che l'autonomia non è mai perfetta, perciò certe regolamentazioni, certe richieste ci vogliono sempre. Però, visto tutto insieme, credo che abbiamo trovato una bella soluzione che può essere un esempio anche per altre minoranze del mondo.